Carissimi amici del Cancro, buongiorno. Andiamo a vedere il vostro oroscopo mensile marzo 2024. Come sarà a livello energetico? Andiamo a fare i chiarimenti e poi vediamo che cosa succede nel mese di marzo. Per il segno del Cancro, marzo 2024, a livello energetico, come sarà? Sei di coppe, otto di bastoni rovesciato e la regina di spade rovesciata. E poi abbiamo l'eremita anche rovesciato. Allora, ulteriori chiarimenti e poi vi dico tutto. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di qualsiasi genere di informazioni o consulti personali, trovate il mio numero di telefono, nella voce descrizione sotto al video. Potete mandarmi tranquillamente un messaggio. Allora, andiamo a vedere per il segno del Cancro. Per il segno del Cancro, questo 6 di coppe, quale altra informazione vuole darci per il mese di marzo 2024? Qui ci sono degli obiettivi che volete raggiungere, ci sono per un eventuale comunque vostro futuro e c'è comunque una grandissima riflessione. Questa riflessione è dovuta chiaramente a qualcosa di bello che sta arrivando comunque nella vostra vita, quindi dovrete affrontare un qualcosa di nuovo voi. E c'è tanta riflessione per come raggiungere i vostri obiettivi. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno del Cancro nel mese di marzo 2024? O c'è qualcosa che vi insegnerà, oppure c'è proprio una nuova avventura, una nuova esperienza, qualcosa di bello che vi porta a realizzare quelli che sono i vostri obiettivi. Con questo 8 di bastoni rovesciato, come vi ho detto, anche se non è male comunque. Allora, con questo 8 di bastoni rovesciato io vedo comunque degli ostacoli e gli ostacoli possono dipendere da situazioni non vostre, da terze persone che si mettono in mezzo, da qualcuno che tende ad ostacolarvi, da un inganno, da una bugia, però vedo che riuscirete comunque sia ad arrivare al vostro trionfo. Ci sono delle scelte da fare in modo ben ponderato. Riuscite ad arrivare al vostro trionfo, a realizzare quelli che sono comunque i vostri progetti, ma dovete prestare attenzione a delle bugie, a un inganno, a un tradimento o a qualcuno che cerca di mettersi in mezzo per ostacolarvi, quindi per crearvi, delle difficoltà su questo vostro percorso nuovo. Regina di spade rovesciata, quale altra informazione vuole dare in questo mese di marzo 2024 per il segno del Cancro? Qui c'è una giustizia, qui c'è una giustizia. Allora, innanzitutto si devono chiudere delle situazioni di stress, delle situazioni comunque sia pesanti. C'è una certa situazione che questa terza persona o queste terze situazioni vi possono creare a livello di difficoltà, quindi avete tutta la strada avanti per poter arrivare al vostro trionfo, alla vostra vittoria, perché comunque, viene a voi una giustizia, ma non l'andrete a vivere bene, l'andrete a vivere comunque sia come un blocco. Perché?
perché ci mettete dentro i sentimenti, perché vi fate coinvolgere dalle emozioni oppure dall'empatia, e questo potrebbe, il cuore potrebbe creare comunque sia dei danni, che sia a livello sentimentale, che sia in altre situazioni. Mettete da parte i sentimenti e cercate di arrivare ai vostri obiettivi con una maniera più logica, quindi cercate di essere più mentali, più logici, altrimenti raggiungerete la vostra vittoria, il vostro trionfo con delle comunque difficoltà. E invece avete tutte le carte in tavola per poter raggiungere quello che volete con una massima facilità, una massima tranquillità. A fondo mazzo abbiamo l'eremita, l'eremita al negativo, quindi l'eremita rovesciato, è come se ci fosse una perdita di un qualcosa, un distacco. Fate avvenire la chiusura, la fine di una determinata situazione in modo naturale. Quindi non fate nulla, non fate nulla riflettete soltanto per come raggiungere i vostri obiettivi, per come arrivare al vostro trionfo, alla vostra vittoria, ma fatelo in maniera comunque naturale. E non fate nulla, non azionatevi per fare qualcosa che vi possa fare allontanare. Cioè, se c'è qualcuno che vi abbandona, se c'è una certa disarmonia, voi proseguite e andate avanti comunque sia per la vostra strada, perché è giusto che sia così. Andiamo a vedere invece che cosa accadrà effettivamente. Quindi lasciate che il percorso sia naturale. Quindi voi occupatevi di voi stessi, occupatevi e non eventualmente degli altri. Non preoccupatevi assolutamente per gli altri. Se ci sono dei tradimenti, delle bugie, degli inganni, non prendetevela. Lasciate che le cose scorrino nel modo come devono scorrere. Allora, vediamo cosa accadrà per il segno del Cancro nel mese di marzo 2024. Sì, la situazione che andrete a vivere sarà una situazione comunque sia altalenante, ci sono delle scelte da dover fare, dovete soltanto essere più decisi e determinati per andare verso questo cambiamento, perché qui si tratta di cambiare una situazione. Scusatemi, di cambiare una determinata situazione e prendere una decisione molto importante, chiudendo con tutto ciò che non va bene o magari eventualmente anche determinati rapporti. E se serve questo, il rimanere soli, non dovete assolutamente farvi problemi nel rimanere soli. Vediamo questa decisione di chiusura che deve essere presa, per quale motivo? Per il segno del Cancro, marzo 2024, quale decisione di chiusura? Allora, la decisione di chiusura è semplicemente il blocco, perché emotivamente poi vi bloccate di fronte a delle situazioni negative, perché avete sempre paura che quel qualcosa possa eventualmente cambiare in negativo. Ok, magari ci possono essere delle novità sul denaro, o la situazione potrebbe, ecco, come mi dice, riguardare a livello sentimentale, o potrebbe essere proprio un blocco che voi andate a vivere. E nell'andare a vivere un blocco su queste situazioni che si possono presentare in questo mese di marzo, c'è comunque un cambiamento in positivo. Dipende solo da voi, la decisione che andate a prendere. Anziché farvi del male o anziché fossilizzarvi su quello che magari può accadere, cercate appunto di prendere la decisione per uscire fuori da questi blocchi che avete, perché qui c'è un bel lasso comunque di bastoni, quindi qui andate avanti verso i vostri obiettivi. I vostri obiettivi, andate avanti verso i vostri obiettivi, ripeto, chiudendo determinate situazioni. Pensateci bene, riflettete bene come fare per andare verso la fortuna, il futuro
la fortuna è dalla vostra parte, quindi c'è la riflessione per raggiungere la vostra fortuna, per raggiungere quelli che sono i vostri obiettivi. Potete farlo tranquillamente. Se questo magari è il dover prendere una decisione a livello sentimentale per raggiungere la vostra fortuna, fatelo senza farvi assolutamente problemi di niente. Andiamo a vedere invece. I nostri angeli arcangeli cosa consigliano al segno del cancro? Ah, mi è proprio saltata. Perdere un'occasione, infatti dovete prestare attenzione perché potreste perdere anche un'occasione se vi fossilizzate sulle disavventure o le situazioni spiacevoli che si possono presentare. Ecco perché qui c'è un riflettere per il vostro futuro, per la fortuna nel vostro futuro, anche perché una situazione di difficoltà vi mette una certa insoddisfazione, quindi cercate di aprire gli occhi e di andare avanti verso le opportunità. E se serve di chiudere dei rapporti, perché no? Comunque fatelo, perché riguarda voi stessi. Ci può essere una persona nuova che può fare ingresso comunque nella vostra vita. Potrebbe esserci per i single, ad esempio, una nuova fase di vita, quindi un fidanzamento, da un fidanzamento si passa a un matrimonio per chi già è in coppia. Quindi affidatevi a quelle che sono le vostre intuizioni. Vi raccomando, amici del cancro, vi invito a lasciare un like, noi ci sentiamo presto e nel frattempo vi auguro una buona giornata.